Allora, un commento su questi risultati deludenti, un fallimento di un progetto politico, qual è il suggerimento? No, assolutamente no, non è un fallimento, diciamo che è stata una proposta politica dalla quale sono assolutamente convinto che fosse una proposta politica giusta, ma è portata avanti in condizioni proibitive perché sottoposte a una sistematica censura dagli organi di informazione più grandi, organi di informazione soprattutto radio televisiva e dai più grandi organi di stampa nazionale, frutto soprattutto di una manifesta ostilità da parte del centro-sinistra che ha visto in noi il principale avversario, il solito vizio della sinistra di vedere come avversari chi sta a sinistra anziché chi dovrebbe essere il vero avversario. Infatti il risultato è di avere favorito Berlusconi. Se Bersani avesse risposto alla mia richiesta di confronto appena rientrato dal Guatemala, probabilmente si potevano creare condizioni diverse. È un dato di fatto che anche soltanto con quel 2%, 2,5, 2,6, quello che sarà, di rivoluzione civile, in alcuni collegi senatoriali il centro-sinistra avrebbe vinto e non avrebbe la maggioranza del centro-destra. Mi auguro che questo Bersani sappia riflettere su questo risultato. C'è stato uno scarso impegno da parte dei partiti che sostenevano rivoluzione civile, perché sommandoli rispetto anche alle ultime consultazioni. Non si fa mai la somma, non si fa mai la somma aritmetica, poi si sa che erano partiti più o meno in crisi, non è questo il punto. Il punto, ripeto, che non siamo stati messi in condizione di far arrivare la nostra proposta politica al numero di elettori che costituiva il nostro elettorato potenziale. Me ne sono reso conto anche direttamente quando sono andato in giro per l'Italia, molti non sapevano esattamente chi eravamo, cosa proponevamo e così via. Sicché l'elettorato al quale noi ci rivolgevamo è stato un po' calamitato dall'inganno del voto utile del centro-sinistra e in parte canalizzato sul voto di protesta al Movimento 5 Stelle. Ovviamente la scelta suicida di Bersani, del centro-sinistra, di voltare le spalle alla sinistra e di andare verso l'abbraccio mortale con Monti è stato, come io l'avevo definito, l'abbraccio mortale, e abbraccio mortale è stato perché infatti il centro-sinistra non ha vinto la elezione. Toglie il suo nome e resta in magistratura? Ma questo fa parte del mio destino personale, che è secondario. Quello che conta è il destino di Rivoluzione Civile, e quello rimarrà. Quello rimane, quindi non si torna ai vecchi partiti come li abbiamo conosciuti, Rifondazione, Italia dei Valori. Io avevo già detto che i partiti ci avevano accompagnato, poi i partiti decideranno nella loro autonomia cosa fare. Rivoluzione Civile ha una sua identità come movimento e continuerà la sua strada. Lei ci pensa sul suo futuro, quindi non sa se restare in Rivoluzione Civile o tornare in magistratura? No, io continuo dentro Rivoluzione Civile, ovviamente. Io penso ai prossimi giorni sono dedicati a come organizzare un futuro il più stabile possibile per l'opzione civile. Grazie. Andiamo